Gentili telespettatori, buona giornata. L'altro giorno mi ero leggermente preoccupato perché ho detto: ma dov'è finito Roberto? Dov'è Robby? Non dice più niente, non offende la Meloni, Salvini, non dice parolacce, non inventa bugie. Ho detto: ma dov'è finito Roberto Saviano? E adesso torna. Mi ritorni in mente? E così ci parla di Ilaria Salis. Vediamo quale profondo concetto avrà potuto realizzare questo intellettuale di sinistra, l'autore di Gomorra, del famoso Gomorra. Allora, lui dice, ci spiega che Ilaria Salis in catene è un messaggio di Orban a Giorgia Meloni. Un messaggio di Orban. Un messaggio con tre destinatari, quindi ha elaborato un profondo concetto, non è una roba da pizza e fichi, non è una roba da pettinare le bambole o far cantare la scimmia o far ballare la scimmia, quindi tre messaggi diversi, quindi Orban rendendo pubblico il video della Salis in catene ha fatto tre messaggi, un messaggio alle destre, al plurale che fa più paura, no? Le destre. Un messaggio all'Europa e un messaggio alla politica italiana. Quindi è praticamente un postino Orban, no? In particolare il messaggio è a Giorgia Meloni. Eh sì. Lui dice, Robby, per gli amici, la storia di Ilaria Salis ormai la conosciamo tutti. No, tutti no. Il cognato ministro Lollobrigida lui non ha visto, quindi non può commentare perché non ha visto. Vabbè, ma Lollobrigida è incommentabile lui, non, quindi dei suoi commenti di Lollo ne facciamo assolutamente a meno. Ogni governo ha un Lollobrigida, uno o più Lollobrigida. Comunque, parliamo di Ilaria Salis, dice Roberto Saviano, la maestra 39enne, maestra di scuole elementari, che parte per l'Ungheria con un bel manganello nello zaino per andare a dialogare, diciamo, con dei neonazisti che facevano una loro commemorazione. Ecco, viene chiamata l'attivista antifascista. Vabbè, ha partecipato a una manifestazione contro il cosiddetto giorno dell'onore, in cui i gruppi neonazisti ungheresi si ritrovano per celebrare le truppe hitleriane che durante la Seconda Guerra Mondiale si opposero all'assedio dell'Armata Rossa. È una manifestazione che sarebbe vietata, formalmente vietata, ma di fatto permessa dal governo ungherese. Quindi capite anche la genialità della maestra, che parte con il manganello per andare in uno stato straniero non democratico che permette una manifestazione neonazista e va lì col manganello. Diciamo che non è proprio un colpo di genio, ecco, non è realmente un qualcosa di cui vantarti per la genialità. Qualche ora dopo quel corteo, la Salis viene fermata in un taxi con altri due militanti antifascisti tedeschi. Qui ci sono due versioni. C'è chi dice avesse un manganello retrattile in tasca per difesa personale. Beh, ma tu vai in Ungheria, io quando vado in vacanza non è che vado con un manganello in tasca per difesa personale, cioè da chi mi devo difendere? Comunque, allora il nostro poeta della sinistra ci dice che c'è chi dice che avesse in tasca un manganello per difesa personale, c'è chi dice l'avesse in tasca uno degli attivisti tedeschi, che lei non aveva nessun manganello. Comunque sia, l'accusano di quattro aggressioni, due delle quali avvenute mentre lei non era ancora arrivata in Ungheria. Lei si dichiara innocente, i due neonazisti vittime. E beh, se tu prendi a manganellate un neonazista, anche se è neonazista o marziano, sempre vittima è. Non è, caro Saviano, non è che se uno è un neonazista non è una vittima di qualcosa in quanto neonazista. E qui, da qui si vede la mentalità di sinistra. La mentalità di sinistra si vede perfettamente in questo che dice Roberto Saviano. Se tu offendi
o fai qualcosa a uno di sinistra, la legge dice che tu sei punibile. Se invece tu offendi, insulti o aggredisci uno di destra, a questo punto la legge non c'è, non vale, perché quello è di destra, quindi è un cattivo, è uno da combattere, uno da silenziare, e pertanto contro uno di destra tutto è permesso, insulti, offese. E qui lo spiega bene Saviano, lo dice così: lei si dichiara innocente e i due neonazisti vittime. E invece la cosa è diversa: i due neonazisti sono vittime e lei si può dichiarare o probabilmente è innocente. Quindi la sua innocenza o no non c'entra nulla con due neonazisti che hanno preso le manganellate e sono stati poi portati in ospedale. E qui vedete proprio la mentalità della sinistra. Il neonazista non può essere vittima. Se gli tiri una manganellata in testa, non è una vittima in quanto neonazista. Chiaro come la pensa la sinistra, dove la legge è solo per una certa parte delle persone. Chiaro? Bene. E poi dice, ma poi ha una prognosi all'ospedale solo di 5 giorni, come dire, vabbè dai, cosa vuoi che sia una manganellata con prognosi di 5 giorni in ospedale su un neonazista? Chiaro, no? Ecco, se è su un neonazista non succede niente, se è su uno definito democratico allora gli diamo l'ergastolo. Bene. Dice, la procura però chiede 11 anni di carcere, un'enormità se pensate che in Italia chi stava rifondando un clan camorrista solo un mese fa è stato condannato a 5 anni di galera. Roberto, caro Roberto, parliamoci chiaro, l'Italia è un paese, quello che noi definiamo sempre delle banane, l'Ungheria invece è una mezza dittatura, ecco, una finta democrazia elettorale, diciamo così, con le sue leggi che lì ti possono dare l'ergastolo se schiacci una formica, e da noi se speroni una nave della Guardia di Finanza ti danno le onorificenze in giro per l'Italia, no? Ogni riferimento a fatti realmente accaduti è puramente casuale. Ma secondo Roberto Saviano invece Orban voleva dare dei messaggi soprattutto a Giorgia Meloni, ecco, il messaggio è non osare abbandonarmi. Ma senti Roberto Saviano, ma come fai a pensare certe cose, no? Orban che diffonde il video di questa qua in catene perché vuole dire a Melona vuole dire alla Meloni non osare abbandonarmi. Io direi aiutatelo Roberto Saviano, aiutatelo. Grazie a tutti e arrivederci.